Bentrovati a Food Quiz. Oggi il flavonoide, questo sconosciuto. Dico flavonoide, tre possibilità. Prima. Mi dica. No, dico lei. Flavonoide, c***o è. Flavonoidi, vabbè. Oggi di piante, non so, roba di flora. Chi di voi due ha mai visto un flavonoide? Forse io sì. Boh, conchiglie. Tu Giada l'hai mai visto un flavonoide? No. Tipo il rivestimento esterno della conchiglia, che magari dà il nome a, o meglio il nome proprio tipico, però non c'entra con la conchiglia, mi sa il flavonoide. Qua al supermercato vedesse una confezione con scritto contiene flavonoidi, beh, lo compro o no? No, no, lo lascio stare. Meglio. Un flavonoide, adesso le mie reminiscenze del greco mi dicono che flavos, voglio dire. Avevamo il debito in greco. No, avevo debito in greco, non lo so. Oggi in Italia ci sono molti più flavonoidi rispetto a una volta. Che una volta c'erano più ideali, più voglia di fare, c'era la possibilità, ti davano la possibilità di lavorare, di fare. Adesso invece vogliono tutto subito e rubano parecchio. Flavonoidi. Me lo immagino tipo una cosa non terrestre, no? Forse. Però non sono solo i flavonoidi che rubano, sono un po' tutti. È una mega navicella. Sì. È lei? Con le ali. Sì, senza anche a volte. Se no senza ali che flavonoide è? Giusto. A un certo punto ti trovi di fronte un flavonoide. Scappo. Dici, nel dubbio. Nel dubbio scappiamo. Scappi. Non si sa mai cosa è. Il termine flavonoide è in effetti un pochino oscuro. Diciamo che sono una categoria di antiossidanti, una categoria molto ampia, si pensa siano circa 5.000 sostanze antiossidanti che fanno parte della categoria dei flavonoidi e, come tutti gli antiossidanti, la loro funzione è quella di tamponare il danno da radicali liberi. I radicali liberi sono delle sostanze che si formano nel metabolismo cellulare ma che hanno però delle proprietà negative nei confronti delle cellule, creano dei veri e propri danni e sono coinvolti con l'invecchiamento e con tutta una serie di patologie che emergono appunto con la vecchiaia, dalle patologie cardiocircolatorie a quelle tumorali. Nell'ambito cardiocircolatorio i flavonoidi sono piuttosto noti, sono utilizzati anche come terapia per la protezione dei vasi proprio per queste proprietà. Dove si trovano? Ma alla fine si trovano in tantissimi alimenti, si può certo cercare l'alimento che viene dall'altra parte del mondo ricco di flavonoidi, ma in realtà l'importante è mangiare tanta frutta, tanta verdura, tanti ortaggi e in questo modo si assumono delle miscele di antiossidanti che hanno un'azione sinergica in generale più efficace e più potente di quella che si ottiene puntando su una sola molecola. Quindi flavonoidi, piuttosto semplice, riducono lo stress ossidativo, si trovano in frutta e verdura. So che potrà sembrare una riflessione stupida, però è pazzesco pensare che solo stando attenti a mangiare molta frutta, molta verdura, molti ortaggi, uno riesce a fare tutto questo, sia per il proprio benessere che per la propria salute. Sì, ma certe volte le cose più importanti vengono da cose che interpretiamo come banali ed è sbagliato fare così. Nota però che sono anni e anni che si batte sul consumo di frutta e verdura, ma mi risulta da fonti esperte del settore che i consumi in realtà sono in calo negli ultimi anni. Quindi il problema è che alle volte cerchiamo le soluzioni miracolose molto distanti e ci dimentichiamo che dalle piccole scelte quotidiane dipende invece la salute a lungo termine. Io ci credo.